Siano lodati Gesù e Maria. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci presenta l'episodio biblico della carestia che aveva colpito tutto il Medio Oriente, Egitto ed Israele, quando Giuseppe, sapete che Giuseppe era uno dei 12 figli di Giacobbe, venduto dai fratelli come schiavo in Egitto e poi, per una serie di circostanze dove c'era la mano provvidente di Dio, assurto a grande potere, diventato il braccio destro, il luogotenente del faraone. Qui abbiamo questa situazione contingente in cui, in tempo di carestia, Giuseppe diventa il distributore delle razioni di viveri per una serie di contingenze, per i depositi che aveva curato e accumulato. E si ritrovano da lui, senza sapere che fosse lui, anche i suoi fratelli di sangue a chiedere aiuto. Questo è l'episodio. Vede San Giuseppe che si commuove e, al sentire la voce dei fratelli che pensavano che non lo capisse perché parlavano in ebraico e c'era l'interprete. È un episodio molto significativo perché la figura di Giuseppe ha tratto fin dai tempi antichi l'attenzione dei padri della Chiesa ed è stata, diciamo, letta in chiave tipologica come figura di due grandi personaggi successivi. Uno è Gesù. L'omelia pasquale di Meritone di Sardi, uno dei capolavori dei primissimi tempi del cristianesimo, dice, quando parla di Gesù, paragonandolo con tutte le figure dell'Antico Testamento, tu sei stato venduto in Giuseppe, no? Giuseppe fu venduto per pochi soldi, Gesù fu venduto da Giuda per pochi soldi, quindi era il migliore Giuseppe, trattato come l'ultimo, no? Quindi Gesù, figlio di Dio, trattato come l'ultimo degli uomini. Ma Giuseppe è stato poi successivamente letto anche come figura di San Giuseppe. Tant'è vero che le prime parole che abbiamo ascoltato, il faraone disse a tutti gli egiziani andate da Giuseppe, il latino è ite ad Joseph. E se prendete un pochino di immagini di San Giuseppe, devote, troverete spesso sotto la scritta ite ad Joseph, cioè andate da Giuseppe, questo grande omonimo del padre putativo di Gesù. Oggi tra l'altro è mercoledì, per chi non lo sapesse, è un giorno particolarmente dedicato a San Giuseppe, ogni mercoledì della settimana. San Giuseppe è tra gli esseri umani il più santo dei santi, senza nessun dubbio. Lo sapete che la Madonna è la numero uno in assoluto, è anche al di sopra di tutti gli angeli e i santi messi insieme. San Giuseppe non arriva a tanta grandezza perché gli angeli sono più grandi degli uomini, ma tra gli esseri umani è il numero uno. Quindi, capite, dopo la Divina Maria, la devozione a San Giuseppe è quella più caldamente raccomandata dalla Chiesa. San Giuseppe è molto potente, ci sono molte devozioni in suo onore, la più famosa è il Sacro Manto in onore di San Giuseppe, c'è anche il Rosario di San Giuseppe, c'è una particolare forma di Ave Maria che fin dai tempi di San Luigi Maria Monforte è stata traslata, trasformandola in un saluto a San Giuseppe, Ave Giuseppe, figlio di Davide, la sapienza è con te, eccetera, eccetera, no? Quindi è da coltivare la devozione a San Giuseppe perché nell'ordine divino è chiaro che la Madonna ce le ha tutte le grazie in sé, ma dice San Tommaso, a volte il Signore si compiace di glorificare i suoi santi e quindi non perché la Madonna non abbia la possibilità di darci tutte le grazie, ma per glorificare anche il suo Padre putativo terreno, Gesù vuole concedere alcune grazie attraverso di Lui e quindi è molto importante essere a Lui devoti. Per quanto riguarda il Vangelo, abbiamo ascoltato, diciamo, la costituzione definitiva dei dodici, a partire dai discepoli, e poi, diciamo così, l'immissione dei dodici nei poteri di Gesù, che sono poi quelli che lui stesso ha esercitato durante la vita pubblica e sono i principali poteri che hanno i suoi apostoli. Sono tre: il potere sugli spiriti impuri o immondi, cioè autorità sui demoni, guarire ogni malattia e ogni infermità e poi predicare il regno dei cieli è vicino. Queste tre cose voi sapete che sono trasmesse ai successori dei dodici. Cosa fanno i successori dei dodici? Predicano, e predicare è una delle cose in assoluto non la più importante ma la prima in ordine cronologico. Perché attraverso la predicazione viene provocata la fede, attraverso la predicazione veniamo immessi nella conoscenza di ciò che Dio
desidera, di ciò che Dio ha fatto e di ciò che Dio vuole. Voi sapete che senza conoscenza, anche nel regno della divina volontà che voi ben conoscete, se ricordate, Luisa sempre dice la prima cosa è conoscere, 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 perché se non conosci non ami, se non ami non segui e non servi, se non ami non segui e non servi non godi né qui né dopo. Quindi è sempre importantissimo per noi curare la nostra formazione, quindi l'ascolto, anche per me, anche per un sacerdote, guai a lui se cessa di ascoltare Dio e anche le fonti, diciamo così, autorevoli di predicazione che tuttora oggi anche un sacerdote può e deve ascoltare. Voi sapete che non tutti i sacerdoti fanno i miracoli, non tutti guariscono dalle tale malattie e dalle infermità, ma tutti fanno i miracoli di amministrare i sacramenti, perché i sacramenti, i padri della Chiesa dicevano, ciò che Gesù operava nei miracoli erano veramente gesti fisici e sensibili, ma tutti quanti allusivi in chiave spirituale degli effetti spirituali più importanti che operano i sacramenti. Un sacerdote amministra i sacramenti, battezza, confessa, celebra la messa, celebra i matrimoni, la sacrosanctione degli infermi. Quindi nell'amministrazione dei sacramenti, che sono appunto operazioni divine e che producono effetti non meno grandi di quelli visibili attraverso le guarigioni, il sacerdote continua ad esplicare il ministero di Gesù. E poi il sacerdote scacciano i diavoli. Scacciano i diavoli, voi sapete che nella Chiesa Cattolica, grazie a Dio, alcuni sono esorcisti in senso stretto, cioè hanno la nomina del vescovo per poter aiutare e intervenire nelle situazioni in cui c'è un'azione straordinaria del demonio. Ma tutti i sacerdoti che sono degni di questo nome, ecco, appena c'è qualche diavolo, bisogna subito scappare, d'accordo? Perché c'è paura del sacerdote. Perché anche se un sacerdote non fa un esorcismo, basta che alza le mani consacrate, traccia un segno di croce, fa una benedizione, e i diavoli dovrebbero tutti quanti scappare. Ecco, anche noi sacerdoti dovremmo avere molta consapevolezza di questo. Noi, certamente, io in quanto essere umano non posso competere contro un angelo cattivo, anche un angelo ribelle, ma un sacerdote è rivestito del potere di Cristo, capite? E dinanzi al potere di Cristo il diavolo scappa. Se tu sei consapevole di questo potere, pur mantenendo l'umiltà, lo vivi con una vita che custodisca la santità e lo eserciti senza nessuna paura, senza nessuna presunzione, ma anche senza nessuna paura. Ecco, quindi capite quanto è importante mantenere sempre i vincoli saldi di unione e di comunione con i successori degli apostoli, perché la Chiesa si fonda sugli apostoli e sui loro successori. Lo sapete bene, c'è il successore di Pietro, c'è il collegio dei vescovi e ci sono i sacerdoti. Sapete che i sacerdoti non sono figure autoreferenziali, i sacerdoti sono collaboratori dei vescovi, cioè sono gli ausiliari, coloro per mezzo di quali i vescovi sono presenti dappertutto nella Chiesa, no? Il vescovo che mi ha ordinato diceva sempre: ricordati che tu in parrocchia sei me, quando celebri la messa dici in comunione con il Santo Padre, io ci ho avuto Giovanni Paolo II, Benedetto e Francesco, ecco, e con il vescovo Giuseppe o Mariano, o qui Francesco. Non esiste Chiesa senza vincolo di comunione gerarchica con i successori dei vescovi e con il successore di Pietro, proprio perché è a loro che Gesù ha affidato i suoi poteri. Certamente, quando gli apostoli hanno una vita alta, santa, diciamo, la pienezza di poteri che già Gesù gli ha affidato si esplica tutta la sua straordinaria efficacia. Ma anche quando Dio non voglia avessero una vita non totalmente all'altezza della loro missione, mai Gesù cesserà di operare e di servirsi di loro per operare e santificare in via ordinaria. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci faccia sempre più crescere nell'unione e nell'amore con la Chiesa, ci faccia conoscere sempre più e sempre meglio il suo castissimo sposo, che lei stessa ama infinitamente e che è San Giuseppe, ci renda sempre capaci di ascoltare e di farci aiutare dagli inviati del Signore che con i suoi poteri operano e agiscono per il bene della nostra anima e per la nostra salvezza. Siano lodati Gesù e Maria.